La Castellano Udas chiude con un positivo quarto posto la stagione da matricola nel campionato di Serie C nazionale, esaltante il sofferto successo al Palla di Leo in rimonta contro Pozzuoli per 98 a 95. Una gara in cui nella prima parte gli ospiti sono partiti a razzo, ottenendo un mini break di 10 a 3. I biancazzurri di Matteo Totaro tentano un primo riavvicinamento con Liguori e Ionicas. Poi entra in scena Gianfranco Falcone, che si fa carico insieme a Svoboda della prima parziale rimonta, 19-21 al primo quarto. Il recupero di Serazzi dall'infortunio giova parecchio ai padroni di casa, ma Pozzuoli con Longobardi e Longarevic, tosti quanto basta, non ne vogliono sapere di mollare ed all'intervallo lungo vanno sotto la doccia con un vantaggio di 7 punti. Avvio roboante di secondo tempo per gli Udassini che, sostenuti dal proprio pubblico, effettuano l'operazione sorpasso 64 a 63 a 2 minuti dalla conclusione del terzo quarto. Ma i campani ottengono il pari alla penultima sirena. Ultimo periodo da batticuore con i napoletani che sembrano poter far propri i 2 punti, ma il trio Svoboda, Falcone e Maggi tira fuori gli artigli nei minuti finali e si chiude con la vittoria. Adesso il meritato riposo e fra qualche giorno si capiranno quali saranno le prime mosse per la prossima stagione in casa biancazzurra.